Provate ad ascoltare queste riflessioni di George Orwell. La legge di per sé non è protezione. I governi fanno le leggi, ma che vengano o meno messe in pratica dipende dal clima generale nel paese. Se gran parte delle persone è interessata alla libertà di parola, allora ci sarà libertà di parola anche se la legge la proibisce. Se l'opinione pubblica è inerte, le minoranze scomode verranno perseguitate, anche se esistono leggi per proteggerle. Ecco qui Orwell racconta già tutto. Al di là dei diritti e delle leggi, ciò che conta è l'opinione pubblica, la cultura di un paese, la quotidianità. La vera protezione per i diritti è la protezione culturale. Sono le protezioni culturali ad azzerare le diversità. Pensate quante volte la parola diverso è usata con carattere negativo. E se guardiamo l'etimologia di questa parola, diverso significa volto dall'altra parte. Proprio così. Mal sopportiamo ciò che non è rivolto nella nostra direzione, ciò che non ci somiglia, ciò che guarda altrove. Ecco perché questa manifestazione, questa iniziativa, questo premio. Ecco perché Diversity Media Awards diventa particolarmente importante, perché torna a farci guardare nella stessa direzione, nel senso che non esiste più una sola direzione. E mi piace questa possibilità di trasformare lo sguardo, perché la diversità è nello sguardo di chi guarda, non di chi è guardato. A presto.